Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un make-up tutorial ideale per chi ha le prime armi e vorrebbe imparare qualche trucchetto per migliorare il suo make-up. Cercherò di descrivere nel dettaglio i vari passaggi in modo da guidarvi durante tutto il tutorial. Prima di tutto, applichiamo un filo di fondotinta che useremo come base per il trucco. Ecco, l'importante è che non andiate con un correttore o comunque un fondotinta molto più chiaro del vostro incarnato. Dopodiché prendete un pennello con questo tipo di angolatura. E con questo andremo a disegnare le sopracciglia. Cercate col pennello di creare delle piccole lineette seguendo la forma delle sopracciglia. E mi raccomando, non disegnate la parte davanti delle sopracciglia, lasciatele così come sono, in questo modo sembreranno più naturali. Non importa se non vengono perfette e ci sono delle sbavature, perché poi andremo a ripassare il contorno con un correttore. Ora dovete cambiare pennello e prenderne uno piatto a lingua di gatto e con questo applicate il correttore. So che sembra tantissimo, ma tranquilli che poi sfumeremo il tutto insieme al fondotinta e facendo così vi verrà una linea definita. Ora passiamo agli ombretti. Per prima cosa applicheremo un colore di transizione. Io di solito applico l'arancione perché è un colore adatto soprattutto alle ragazze di carnagione scura. Prendetevi il vostro tempo e con calma applicate cercando di sfumare completamente l'ombretto. Come secondo colore ho scelto di applicare un marrone. Questi due colori insieme sono una combinazione perfetta perché l'arancione è un colore caldo e andiamo a illuminare il viso, invece il marrone dona profondità allo sguardo e quindi insieme sono perfetti. Questo è un trucco molto semplice, non servono doti particolari. L'importante è cercare di sfumare i due colori in modo che non ci siano linee di divisione.
Come secondo step applico il correttore, che poi andrò a sfumare con un pennello. In questo modo vado ad illuminare la palpebra inferiore e quindi vado ad aumentare la profondità dello sguardo. Come ultimo step per gli ombretti, vado ad applicare un marrone leggermente più scuro nella piega palpebrale. Allora, nell'applicare l'eyeliner cominciate con una linea sottile e man mano cercate di allungarla. Io di solito, tracciando la linea, preferisco fermarmi a metà occhio. Adesso è il momento di applicare il mascara. Mi raccomando, mento in su in modo da non sporcarvi le palpebre. Per finire il trucco degli occhi applichiamo questa matita nera. Questa matita l'ho presa da Primark insieme all'eyeliner. Adesso andiamo ad applicare questo correttore arancione che serve per correggere le discromie del viso o ad esempio a coprire i punti neri provocati dai brufoli. Io non ne ho tantissimi, però volevo provare il prodotto. Un consiglio che vi do in caso aveste tante macchie da correggere e di applicare il correttore molto prima di fare la base in modo che si asciughi. In questo modo otterrete la massima coprenza dal correttore. Ora passiamo al fondotinta. Come fondotinta uso il numero 150 di Fenty Beauty. È un fondotinta che si asciuga abbastanza velocemente, per cui preferisco applicarlo a sezioni. Allora, prendete un pennello di questo tipo e andate a picchiettare, in questo modo avrete la massima coprenza dal fondotinta. Potete adoperare anche una spugnetta in caso non aveste un pennello di questo tipo, ma secondo me non otterrete gli stessi risultati. Thank you.
Andiamo poi con questo correttore della Kiko per illuminare le parti del viso che devono essere illuminate. Stesso discorso di prima, cerchiamo di lasciare il correttore per più tempo possibile prima di sfumarlo, in modo che la coprenza sia massima, e quindi nel frattempo faccio il contouring con un correttore più scuro. Come per il fondotinta, lo applichiamo picchiettando in modo da avere una distribuzione omogenea. Infine compattiamo il tutto con una spugnetta in modo da ricoprire anche gli angoli dove non siamo riusciti con il pennello ad applicare il correttore. A questo punto possiamo applicare anche un po' di blush per dare colorito al volto. Mi raccomando, non applicatelo come stavo facendo io in quel momento. Non fate una linea dritta, ma cercate sempre di picchiettare in modo che non venga fuori una linea dritta separata dal resto. Adesso è il momento di applicare la cipria. A cosa serve la cipria? Uno, per settare il trucco, e due, per illuminare le parti del viso dove siamo andati ad applicare il correttore. Una cosa molto importante prima di applicare la cipria è assicurarvi che il correttore si sia asciugato, se no la cipria andrà a mangiarvi il correttore che avevate applicato sotto. Ora applichiamo questo illuminante della Kiko. L'applichiamo sulle guance e sulla palpebra fissa.
Per settare il trucco utilizziamo lo spray fissante della MAC. Per ultimo, ma non meno importante, applichiamo il rossetto. Allora, come vedete, prima dobbiamo contornare le labbra con una matita marrone e poi al centro andremo ad applicare un rossetto, in questo caso un rossetto nude di Make Up Revolution. Ecco fatto, abbiamo completato il trucco. Spero che questo tutorial sia stato semplice da seguire e se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Vi saluto ragazzi e ci vediamo al prossimo tutorial.